Il successo della squadra femminile di basket questa mattina in Palazzo d'Arnolfo il sindaco Valentina Vadi e l'assessore allo sport Nadia Carulieri hanno accolto i giocatori, l'allenatore e lo staff tecnico della squadra maschile della polisportiva Alberto Galli che è riuscita a conquistare la Serie C Silver. Un successo raggiunto nella quinta e ultima partita di playoff contro il Bianco-Blu Firenze. Un'altra straordinaria soddisfazione che ci ha regalato quest'anno il basket sangiovannese, la squadra maschile della polisportiva Alberto Galli che in maniera sorprendente, va detto non ce l'aspettavamo, è riuscita a raggiungere la Serie C. Quindi allo straordinario successo delle donne che sono salite in A1 si aggiunge chiaramente questo risultato importantissimo della squadra maschile. Sembra veramente di essere tornati indietro negli anni quando il basket sangiovannese veramente era e giocava nelle massime serie del basket italiano e quindi un ringraziamento enorme ai giocatori, agli atleti, alla dirigenza della polisportiva, allo staff tecnico, a chi mette quotidianamente così tanto impegno perché il nostro sport e lo sport delle nostre squadre possa raggiungere i massimi livelli, che è una forma di promozione incredibile anche della nostra città che arriva praticamente in tutta Italia. Vittoria inaspettata, sì, perché non eravamo di certo i favoriti a vincere il campionato. C'erano sensazioni positive già dall'anno scorso, che avevamo concluso anche in periodo di Covid un campionato di vertice, però non pensavamo davvero di arrivare a vincere la Serie D come abbiamo fatto. Il segreto è stato sicuramente il gruppo che come non mai ha fatto la differenza in questa stagione caratterizzata da infortuni, Covid soprattutto, che ci ha reso veramente una squadra molto coesa e che ha fatto la differenza in campo dopo ci sono stati diversi infortuni, specie quello del nostro capitano Alessandro Fedeli, abbastanza grave, e quindi ci ha dato veramente la forza di poter ribaltare una stagione che sembrava quasi finita.